Ben ritrovati, signori miei cari. Ah, vuoi davvero che ti spieghi le mie super imprese tecnologiche? Andiamo avanti con le vicende di Mendoza Company. Surfburger. Bene, eccoci. Che cos'è? L'invito a una festa inviato a Kang. Invitati interessanti, ho lavorato per metà di loro. Strano. Cioè, la festa è a Mount Olympus. Sarà un nome in codice. Sembra incredibile, ma è il vero nome del quartiere. La festa è a mezzanotte. Io e Kai controlleremo. Sei d'accordo? Non sono esattamente una festaiola, ma... va bene. In ritardo arrivo. Così ti puoi tirare tutta. Esatto. Ah, che vedute però, che bello. Andiamo avanti, signori miei cari, dai, con il nostro hardline. Ma no, ma non... ci infiltriamo, oh. Pensavo che tu andassi alla festa tirata. Okay, adesso fa saltare tutto. E MP. Dove hai preso quell'affare? Boomer. Ha lavorato per qualche ladro di banche. Ma fa tutto, il nostro... Proviamo amicotto. Modo di entrare. Magari non dalla porta principale. Se entriamo dobbiamo essere discreti. Relativamente. Di chi è la casa? Neil Rourke. Sì, ne parliamo dopo. Allora, dobbiamo essere discreti, quindi... ci mettiamo un bel silenziatore. Canna pesante c'è anche, cavolo. Mettiamo un bel silenziatore. Mimetica marina. No, direi che vado bene così. Potrebbe voler finanziare la polizia privata di Dosa. Lo penso anch'io. Si protegge bene, ragion per cui... sì, ragion... è andato? Non pensare agli allarmi, non c'è corrente. Ok. Sono le luci di emergenza, la corrente è staccata. Fidati, Boomer sa il fatto suo. Vabbè, vabbè. Quindi, cominciamo a dare un'occhiata. Mamma mia, però. Quanto stealth in questo gioco. Nick, c'è una finestra nella palestra. Sì, però devi stare zitta, perché se mi dici cerca un'entrata, dai un occhio, poi lo sai già, me lo dici tu, vaffanculo. Cioè, stavo guardando un po' la casetta io. Io okay, entro di qua. Entriamo. Fanculo. Finestra della palestra, ci entri tu. Siamo dentro. Ora vediamo dove piazzare la cimice. Boomer ha detto che all'incontro avrebbero partecipato parecchi stronzi. Cerchiamo una sala riunioni. Merda. Kai, di qua. Solo a me questo posto sembra un po' troppo tranquillo. Finché non mi sparano, io non mi lamento. Qualcuno ha vigilanza. Gli adesivi di quel furgone. Wow. Si trattano bene, ma questa è una trappola. È una trappola, non c'è un cavolo, non c'è nessuno. Troppo facile. Ci vogliono inchiappettare sempre 800.000 aerei in volo, uno di fianco all'altro. Un po' la peculiarità di Hardline. In un posto del genere. Uno stronzo ricco. Uno stronzo ricco di Hollywood. Allora. Chiavi della macchina. Dove la piazziamo la cimice? Andiamo di sopra? Qua sopra. Odio questo posto. Si fottano tutti. Invidioso, Mendoza. Oh, para, 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 para. Scusa, ho lasciato il telefono acceso. Cos'è? Il tuo primo furto? Ma non è che ci vuoi inchiappettare un'altra volta, tu? Ah, è tutto tranquillo, troppo tranquillo veramente. Cosa non va? Mamma mia, ma quanti piani ha questa casa? È immensa. Aspetta, hai sentito? L'incontro è fra due ore, giusto? Così diceva l'email di Kang. Ah, ecco. Penso solo a dove piazzare la cimice. Ok. A me sembra una sala conferenze. Deve essere qui che si terrà la riunione. E la vuoi mettere qua? Vabbè, dai. Andrà bene. Ok, cimice piazzata. Andiamo. Oh, oh. Merda. Dai, infatti.
Tornata la luce, non aver acceso il generatore. Boh, facciamo senza cimice. Siamo in diretta. Da questa parte, signori. Questo chi è? Guarda che c'è anche il nostro collega, ex. Pensavo ci sarebbe stato anche Kang. Kang non viene. Sua moglie è malata. Malata? Ha 25 anni, che c'è? Kang è fuori completamente. Per questo ci stiamo incontrando adesso e non dopo. Non dovevi proteggerlo? Offriamo diversi livelli di protezione. Chi l'ha ucciso? Tu? Io me ne vado. Signori, sedetevi. E state zitti. Fatelo parlare. Ragazzi, non complichiamo le cose. A Miami abbiamo già negoziato tregue tra stronzi come voi. Abbiamo risolto tutte le questioni in questo modo, parlando. Dunque noi non vogliamo né il vostro territorio né il vostro prodotto. Abbiamo una rete di poliziotti, mercenari dell'esercito, guardie di frontiera. Se ci pagate, avrete accesso a questa rete. Beh, a Miami ha funzionato. Quindi mi piacerebbe molto vedere voi geniacci del posto che iniziate a comportarvi come veri uomini d'affari. Molto bene. E ognuno paga il suo, e giustamente. Ora, signori, è in arrivo una limousine piena zeppa delle migliori studentesse part-time di cosmologia da Hollywood. Prego, dirigetevi all'aula didattica. E divertitevi. Dimmi un po', hai voglia di parlare? Quello che ha ucciso Kang potrebbe essere un mio vecchio amico. Devo solo parlare con alcune persone. Tornerò più tardi in serata. Beh, i tuoi soldi saranno al sicuro nel mio Sancta Sanctorum. Sta tranquillo. Bel giro losco. Bello. Interessante. Quello stronzo è qui. Kai. Se usciamo da questa finestra possiamo ancora prenderlo. Dimentica Stoddard, ho un'idea. Cosa? Dammi il tuo telefono. Ok. Perché? Niente di compromettente, spero. Solo quel Candy, come si chiama? Se mettiamo Candy Crush in Saga. Sega in Saga. Quindi vuoi rubare i soldi sporchi da Dose prima che possa riciclarli? Sì. Sembra divertente, ma dovrei farlo da solo. Aspetta, cosa? Devo parlare con il sergente Stoddard prima che vada via. E non possiamo sgattaiolare per questa casa in due. Avanti. Dammi una. Dai, ma che cagata. Se perché dividersi? Devo fidare di te. Palle. Personale? Hai aiutato Dose Stoddard a rinchiudermi per 3 anni. Non è una questione personale, questa. Mi dispiace deluderti. Mia madre è morta mentre ero in prigione, Kai. Cazzo, Nick, io... Sai che ti dico? Lascia perdere. Porca non troia. Non frega un cazzo. C'aveva solo lei, il nostro Mandy. Ah, sì, ma io gli avrei già spaccato i denti a... a tutti. Allora, andiamo a vedere la sala delle feste. Meglio, dai. Vediamo se c'è qualche culo. Usiamo le nostre tecniche ninja. Non muoverti. Oh merda. Esatto. Bravissimo. Finalmente. Finalmente una risposta come si deve in questo gioco. Tu sei sul terrazzo? O sei al piano di sotto? Devi trovare Nicole. E dove cazzo è? Sta giocando a Dead Space, ragazzi! Ehi, metti le mani cazzo dove le posso vedere! Va bene, va bene! No, stava giocando a Dead Space! Cazzo! Stai fermo, tu dietro, mi raccomando che il gioco è fatto bene. Ok. No, figata! Ma che padai! Ma che console è? Oh mio Dio! Dio! D-I-O-N. Dino. Giocano al Dino. Puoi vedere la console? Va bene. Grande, ma fammi fare un partitone a Dead Space. Stiamo cazzeggiando!
Ok, questo ha rovinato tutta l'atmosfera che si era un po' andata a creare col stiamo cazzeggiando, non capisco. Ragazze del mare, wow. Arrivano sempre bagnate. Va bene. Quelli cosa stanno facendo? Però io non posso scendere di qua, a meno che non gli faccia un bello scherzino. Ma se mi buttassi giù, mi sentirebbero. Mi faccio troppo male io. Ha ragione però, Ancora. Merda. Chi mi ha visto? No, ma non loro. Sto demente. Noi facciamo così. Fermo lì. Fermo, operatrice sessuale. Ehi, va bene. Sì. Andrebbe bene. Boh, ci siamo beccati anche lui. Livello 14, vieni qua. No, cazzo, ma perché è fatto così di merda? Merda. A posto. Oh, che rabbia. Quando non becca il comando. Mi ha fatto l'attacco corpo a corpo invece che l'arresto. Vabbè, ma... Porca puttana. Yes. Dai, su. Cioè, a momenti va ammazza questo. Incredibile. Curo. Ok, dobbiamo raggiungere... Casa nella piscina, che cazzo è? Dove diavolo è? Volta, apri per favore. Guarda che posto da... Ah, brucio! Qua sotto. Aia. Ma se mi butto di qui... Sa che faccio la frittata. Benissimo. È stata proprio una bella idea buttarsi giù dal terrazzo. Ho dovuto rifarmi tutto. Maledetto. Ehi, cazzo. Significa che la limousine parte tardi. Ma cosa? Sì, ma vabbè, che però che palle. Ho spiegato la strada all'autista. Ozymandias Road fino a Ozymandias Avenue. Girare a sinistra, dritto fino a Ocean View Place. Girare a sinistra su Ocean View Drive. Bello che guadagni punti lo stesso, anche riarrestandoli e rifacendo tutto. Via via. Così arriviamo al massimo. Guarda quanti, cazzo. Gioca a golf. Chi è che spara? Mi piacerebbe sapere chi è che continua a sparare e far tutto sto casino. Comunque vabbè. Qua gioco a golf, imperterrito, non ci cade. Ne ho raggiunto il livello 15. Dovrebbe essere quello massimo, mi avete detto così. Abbiamo anche i fucili di precisione, bella. Ah, ecco chi è, guarda. Alleluia. Non muore, non muore. Alla testa non muore, mamma mia. Ecco, adesso mi hanno visto tutti gli altri. Tutti arrivano, guardali. Sì, sì. Boh. Chiuditi dentro. piazza il telefono, sai, non ci hanno scoperto. Dove lo piazza? Piano di sopra. Mamma mia, ma che casa. Quanti soldi quel tipo qui. Sì, lo vedo, ciao. Pesantezza. Orca. Banconote da 100, minchia.
No, così seguiamo il GPS. Tu non hai idea di chi io sia, perché se beccato non saresti venuto qui a derubarmi. Forse sono uno che non si spaventa facilmente. Beh, hai la faccia da topo d'appartamento, ma non credo che tu sia un ladro normale. Questo quartiere è pieno di case facili da svaligiare, ma tu no, hai scelto la mia. Come mai me lo dici? Beh, sarà che mi piacciono le sfide. Beh, allora aumentiamo la difficoltà. Ho premuto un tasto e sappi che stanno arrivando una decina di pazzi strafatti con armi automatiche e il grilletto facile. Non hai paura? Direi di no. Non dal mio punto di vista. Oh, non finisci mai di sorprendermi. Un lavoro di coppia, eh? Diciamo così. Beh, complimenti. Davvero. Ma voi bastardi, fareste meglio a prendere tutti i soldi che potete e spenderli in fretta. Comprate oro, comprate una cazzo di barca a vela, perché io non smetterò mai di darvi la caccia fino a quando... No, sta zitto! Ehi là, a posto. Devo dare un'occhiata. Spegni l'allarme! Ah, non servirà, ci sono dei nemici in arrivo verso di te. Benissimo. Oh, merda! Ehi, qui! Ma che cazzo! Merda, porca puttana! Beccato! Che sarebbe? Figlio di puttana! Ah, grazie. Di là! Merda. Facciamo così, va. Estrazione rapida. Merda. Umida. Beh, almeno ci siamo risparmiati un bel po' di scartoffie. Hai beccato Stoddard. Non ci ho provato. Ho pensato ti servisse una mano. Grazie comunque. Dovremmo andarcene. Che ti hanno fatto, Dose Stoddard? Bella domanda. Diciamo che non ero il tipo che fregava il proprio partner. Ok. Per la cronaca, l'importante non è uccidere Dose. Non per me. Ok. Allora... qual è il tuo obiettivo? Lo voglio rovinare. Perché è questo che fa lui. Rovinare la gente. E Stoddard? Stoddard mi basta ammazzarlo. Pesi due misure. Sicuro che avrai un'altra possibilità. Dopo stasera Stoddard ci darà la caccia. Va bene così, signori, ci siamo presi anche un bel obiettivo Holy Merd. Il prossimo appuntamento ci spariamo l'ottavo episodio, Stato Sovrano. Ci vediamo alla prossima, ciao e grazie.